Eccomi qua nel mio studio dove faccio le dirette Facebook, ne ho fatto già 4-5 se non sbaglio, comunque il tanto che basta per vedere la mole di domande che mi sono arrivate in sì, 5 dirette, ci sono alcuni comuni denominatori. Uno su tutti è una domanda che ricorre tantissimo su un argomento, tra l'altro, anche molto particolare. È poco trattato in TV, nei video, eccetera. È quello della lettura della spiaggia. La lettura della spiaggia è una cosa che, per esempio, io ho inserito in quasi tutti i miei video, quelli che faccio con il mio amico Daniele Mallus e con i miei ospiti, quelli che metto sul canale YouTube, utilizzando le immagini del drone. Quindi ho pensato, non potendo uscire, perché qua siamo in quarantena da un mese praticamente, non potendo uscire, non potendo fare niente, ho detto, bah, acchiappiamo tutte le immagini del drone fatte sino adesso anche quelle non commentate degli altri video e ve le commento così vi faccio vedere dove sono le punte, dove sono le anse, dov'è il canale, il primo canale, il secondo canale, la secca, dove sono i dislivelli. In questo modo una carrellata di 4-5 spiagge almeno ce l'abbiamo come bacino per riuscire a fare qualche video che sia diverso da quelli fatti in casa, diciamo, raschiando un po' il materiale già girato. Quindi il mio invito è, oltre che iscrivervi al mio canale e attivare la campanella, così i nuovi video come questo vi verranno notificati e saprete che c'è qualcosa di nuovo, vi invito a vedere questa sequenza di spiagge. Analizziamo la prima spiaggia. La prima spiaggia ci fa vedere immediatamente come è fatto e dove è messo il banco, ma soprattutto si evidenzia benissimo il canale, il primo canale, il famoso primo canale, quello che c'è tra il gradino e la secca. Appena le immagini si spostano un po' verso destra, vi posso far vedere come la secca cambia il suo profilo, perché non è una sfera perfetta. Guardate come si allontana la secca da riva. Se noi fossimo qui in pesca, per pescare nel dislivello che c'è davanti alla secca, dovremmo lanciare molto di più rispetto a chi invece magari sta qui nel punto in cui è più vicino al dislivello della secca. Quindi hai il dislivello del gradino e il dislivello della secca. Adesso che le immagini si spostano verso sinistra, fermo l'immagine, guardate qua, è tutto acqua profonda, non c'è secca, non c'è niente. L'unico dislivello che abbiamo a disposizione, se per esempio noi posizionassimo le nostre canne qui, sarebbe il gradino di risacca. Oppure un potentissimo lancio verso destra a cercare il costone sinistro di questa secca. Passiamo a un'altra spiaggia, una spiaggia che per la particolarità di queste immagini è perfetta per spiegare un pochettino come funziona la sua lettura. Guardate le alghe che mano ci danno per capire dove sono i maggiori dislivelli della spiaggia. Perché dovete sapere, o probabilmente già sapete, ma sicuramente ci sarà qualcuno anche che non lo sa, quindi noi lo diciamo lo stesso. Le alghe, quando il mare è mosso, sono in movimento. A chiazze si spostano in base alla corrente, eccetera. Quando il mare va a calare, cosa succede? Che le alghe si fermano nelle parti più profonde della spiaggia. Guardate questa specie di viuzza di alghe
questa chiazza che è prima della punta. Allora, qui abbiamo la punta e qui l'ansa. La punta, come vedete, è caratterizzata da una specie di secca gigantesca che ha proprio una diramazione verso destra e una diramazione verso sinistra importante, però guardate qua. Qui si può esercitare l'azione di pesca, ovviamente non dove c'è, se non ci fossero le alghe sarebbe tutta zona utile, però dove ci sono le alghe ci sono anche i pesci, quindi sicuramente lavorando in questa parte, dove ci sono meno alghe, si può raccogliere qualcosa. Ma immaginiamo di non vedere alcuna alga, ma vedere, abituarci a percepire la differenza dei colori dell'acqua. Questa viuzza è sicuramente uno dei migliori punti in cui lanciare le nostre esche. Da lì dico la precisione del lancio, perché comunque l'accesso a questa zona molto favorevole di acqua avviene soprattutto passando da qui. Quanto più è stretto il passaggio, quanto è più probabile che il pesce che passa da lì incontri le nostre esche. Diversamente, dovendo lanciare oltre la secca, abbiamo tutta questo profilo di dislivelli, qua anche preannunciato e evidenziato dalle alghe, e stiamo parlando di un gran bel lancio. Andiamo avanti con le immagini, perché poi adesso qui che incontriamo l'ansa, vedete come le alghe sono molto più vicine, perché l'ansa è fatta così, è proprio una, adesso la vediamo al contrario, con le riprese al contrario. Fermo un attimino, guardate come le alghe sono molto più vicine, proprio perché nell'ansa c'è la parte più profonda, c'è il gradino più profondo. Nella punta il gradino quasi non esiste. Infatti andiamo avanti, guardate, il gradino non esiste. Ma funziona così. Funziona così. Il mare molto mosso rende impraticabili le punte e praticabili le anse. Il mare, quando va a scemare, funziona al contrario. Stare sulle punte dove c'è comunque quel residuo di movimento dell'onda che non è eccessivo e ci consente di rimanere in pesca senza creare troppi grovigli, e si lascia da parte quello che può essere il canale, anche perché se è una spiaggia che dà molte alghe, solitamente nei canali ci si depositano ci si deposita il grosso delle alghe. Passiamo alla prossima spiaggia. Altro spot interessantissimo, perché qua si intravede il famoso primo canale parallelo alla spiaggia, mentre qui davanti si vede il disegno della grande secca che sta di fronte a questa postazione, una specie di doppio triangolo. Guardate, è molto distante per chi pesca qui. L'azione di pesca ottimale ovviamente è quella del gradino di risacca e del canale che ci sta davanti. Le immagini dall'alto danno una grandissima idea, ecco qua, adesso mi fermo, di quella che sia l'ansa e la punta. Guardate, ansa, punta, ansa, super punta. Guardate quanto è grande questa punta, immensa. Andiamo avanti. Le riprese dall'alto sono spettacolari, veramente. Daniele qua col suo drone ha reso molto facile il lavoro di spiegazione della spiaggia, delle spiagge, di lettura del mare. Guardate qua, ci siamo spostati verso destra,
Guardate, proprio la calma totale che c'è in un settore del genere, quando invece ti sposti verso l'altra punta. Ecco, andiamo avanti, così. Ecco qua. Questa è perfetta. Qua c'è una piccola punta dove ovviamente c'è il canale tra la secca e il gradino. C'è tutta questa zona intorno alla quale si può cercare il pesce nel suo dislivello, e guardate questa piccola punta. Se io fossi a pesca qui, ho questo dislivello da sfruttare, però qui vi do una dritta. Controllate sempre la corrente, perché se io sono a pesca in questa piccola punta e la corrente viene da destra verso sinistra, allora preferisco sfruttare questo dislivello. Se la corrente dovesse venire da sinistra verso destra, allora darei la precedenza a questo bordo, a questo dislivello. Quindi la precedenza al dislivello che sta frontale al movimento della corrente. Andiamo avanti con le immagini. Questo pezzo è bellissimo perché è veramente molto, molto descrittivo. Adesso ritorniamo nel punto di prima. Questo era uno spot in occasione di una gara di pesca. E qua ritorniamo sulla super punta gigante. Però una punta anomala, perché come vedete ha il suo bel canale, il suo bel primo canale. La super ansa profonda, guardate. Ricordatevi, sempre alla ricerca dei dislivelli. Vediamo questo spot che è un pochettino più complicato. Un pochettino più complicato perché si tratta di una spiaggia piccola con presenza di rocce. Innanzitutto partiamo dal lato destro, così vi faccio vedere subito. Adesso fermo l'immagine, ma poi continuate a guardare questi due punti che vi dico anche mentre le immagini vanno avanti, perché non è da un fermo immagine che si capisce dove devi pescare, dove devi lanciare. Devi osservare il mare. Chi riesce a osservare una foto e dire dove devi pescare, da una foto no, i miei seri dubbi che possa dare indicazioni utili, a meno che non conosca la spiaggia, allora dice dove devi pescare perché conosce il posto, non certo perché sta leggendo la spiaggia. Guardate questo imbuto nel lato destro. Qui ovviamente il pericolo sul lato destro era in fase di recupero, perché ovviamente qua ci sono tutte le rocce, mentre nel lato sinistro, e io prudentemente utilizzavo questo, mi consentiva comunque un recupero agevole. Guardate la cosiddetta, quella che molti chiamano buca, ecco, questa potrebbe essere una piccola buca. Adesso mando avanti le immagini così. Continuate a vedere sia la buca qua davanti e sia l'imbuto qui a destra. Due azioni di pesca, una molto ridotta, l'altra abbastanza ampia, però richiedeva ovviamente una ottima capacità di lancio. Capacità di lancio che io adesso fermo di nuovo le immagini. Innanzitutto qua si intravede una specie di canale, che ovviamente è nel centro della spiaggia, una specie di il famoso primo canale tra la risacca e la secca.
Ma se voi andate a vedere, guardate tutto questo profilo. Lanciare qui è comunque tanta, tanta roba. Serve un lancio molto potente. Però, per esempio, per chi pesca in questa zona qui, i punti utili sono questi dove c'è più acqua e dove c'è il dislivello, oppure per chi ci arriva, pescare oltre il banco. Ripeto, bisogna avere il lancio molto potente e soprattutto molto preciso. Andando avanti con le immagini, ci spostiamo verso sinistra e si vede un altro settore positivo di questa spiaggia, però come vedete, adesso mi fermo, qua c'è tutta un'altra zona con un dislivello molto importante, ma se vedete qua è tutto rocce, qui non c'è spazio per lanciare, quindi alla fine uno è costretto a mettersi molto sulla destra, sfruttare con un lancio verso sinistra, però se la corrente va verso sinistra, al minimo problema sei immediatamente sulle rocce. Quindi la lettura della spiaggia va fatta anche in funzione di questo, cioè di vedere anche cosa potrebbe succedere per via della corrente. Perché non è solo il pesce che se ne va a destra o a sinistra, ma c'è la corrente e la corrente del mare, sappiamo, lo vediamo proprio dal mare stesso, dove va, se va da una parte o dall'altra, e quindi possiamo impostare la nostra azione di pesca anche in funzione di questo. Guardate questa situazione, abbiamo un pescatore qui e un pescatore qui. Ok? Questo sono io, questo è il mio amico. Perché io mi sono messo qui se, dopo tutto quello che vi ho detto, apparentemente è una situazione abbastanza complicata perché qui c'è una discreta pozza d'acqua ben definita e qui c'è la zona molto molto impegnativa da raggiungere, cioè dove c'è il cambio di dislivello. Io mi sono messo qui esattamente perché comunque col mio lancio riuscivo a andare in questa zona oltre la secca. Il mio amico qua ha potuto lavorare molto più comodamente perché non aveva il banco davanti e quindi avendo io il lancio più lungo mi sono messo nella posizione apparentemente più sfavorevole, però sono riuscito ugualmente a sfruttarla. Questa vuol dire lanciare oltre la secca, vuol dire raggiungere questa zona di pesca qua. Per questo pescatore la fascia di pesca è sicuramente più a portata di mano. Bene, adesso non vi resta che trarre le conclusioni, magari fate anche qualche commento qui sotto il video. Oppure fate il commento anche su materie trattate comunque nel mio blog, l'indirizzo è questo qui sotto che vi sta apparendo in questo momento. E niente, ci vedremo sicuramente in qualche futura diretta, ma onestamente il mio auspicio è che prima possibile possiamo ritornare a pesca per divertirci e poi anche per fare nuovo materiale didattico per voi pescatori. Ciao!